La situazione, abbiamo detto che ne parleremo dopo il 18, ma è di una semplicità incredibile, c'era cioè un rinnovo automatico. Qual è il Automatico. problema? Io sono qui, E tu sono del accetti? Crotone, Ah, ok. sono nella condizione di poter parlare da allenatore del Crotone, perché di fatto tecnicamente è così. E quindi L'hanno dal detto. 18 in poi parleremo. È un po' lo dico ma non l'ho detto, Nicola, quando gli si chiede se bisognerà aspettare il 18 giugno per sapere se sarà ancora l'allenatore del Crotone. La conferenza stampa di presentazione del suo viaggio in bicicletta non doveva presentare all'interno alcune domande relative al calcio e di conseguenza alla prossima stagione. Ma di fatto la risposta che avete appena ascoltato, riferita dallo stesso tecnico piemontese, sembrerebbe dare quasi una definitiva certezza sul fatto che il tecnico resterà in Calabria almeno per un altro anno. È chiaro, non abbiamo la certezza, ma le parole dell'allenatore ci sembrano chiare anche alla luce del fatto che il Sassuolo sta per annunciare Bucchi, il quale di fatto va a riempire l'ultima casella ancora vuota alla voce allenatore, almeno per la Serie A. Ad avvalorare la nostra tesi, l'esperienza della società che in questi 2 giorni, prima che Nicola partisse in bicicletta, avrà senza dubbio avuto modo di parlare con lo stesso per capirne le intenzioni, anche perché stare sulle spine altri 10 giorni sarebbe davvero inutile. Ecco perché, magari sbagliandoci, nei prossimi giorni ci aspettiamo l'annuncio ufficiale. Intanto vi proponiamo le parole del mister, pochi attimi prima della partenza. Io le ho già detto, se volete mettermi in vostra non è la gara giusta questa. Sì, grande stimolo, dai. Io voglio divertirmi e faccio tutto cercando di attingere a qualsiasi tipo di emozione che possa crearmi piacere. No, io li ho già massacrati proprio dall'inizio che sono arrivati. Avrò solo domande, vi metto il microfono perché lui non lo vuole che io lo metta perché durante il percorso devo parlargli, sono qua, mi annoio, io devo parlare. Ciao, grazie, diamo. Tutti per favore. È un grande mister, aspetta. Promessa, ma sì, ma mi interessa l'uscita. Io ci hai visto, allora, cosa cerco, fai? Scusami. No, un attimo. Scusa. Responso amaro per i ragazzi della Juniores dell'Isola Capo Rizzuto che dopo la sconfitta interna contro il Tor di Quinto hanno rotto le righe. Una lunga stagione coronata da tanti successi ma anche da spiacevoli inconvenienti. Il futuro dell'Isola Capo Rizzuto resta incerto, ma qualora si dovesse risolvere il tutto come ci auspichiamo, la squadra crotonese può contare tanto su queste giovani leve che, al di là di tutto, hanno raggiunto un traguardo importante. Rimane un bel ricordo perché ci siamo superati rispetto allo scorso anno, eravamo tra le prime 8 d'Italia, quest'anno tra le prime 4. Secondo me conta la voglia e conta la grinta che ci abbiamo messo, i sacrifici che abbiamo fatto. Poi abbiamo pagato anche la partita che abbiamo fatto a Roma, in quanto abbiamo fatto 2 trasferte in 5 giorni, prima a Napoli che è stata, diciamo, una vera battaglia, e poi a Roma è stato abbastanza pesante, poi il campo era abbastanza grande e il caldo ci ha anche penalizzato. Dopo l'1-0 ci avete creduto e poi è anche un paradosso, forse si è alzato il vento che vi ha messo ulteriormente in difficoltà. Sì, vento, poi eravamo contro sole, diciamo che non sono state, diciamo, delle condizioni favorevoli per noi, ma comunque non abbiamo sicuramente demeritato contro una squadra che è stata 5 volte campione d'Italia. Penso che ci siamo fatti valere gli occhi di tutti. Abbiamo dato tutto, ho cercato di dare l'anima oggi in campo perché è l'unica cosa che serviva oggi, insieme a tutta la squadra. Ringrazio tutti i miei amici, tutto lo staff che ci hanno sostenuto fino ad ora. E niente, la soddisfazione è che usciamo a testa alta con tutti i sacrifici che abbiamo fatto da settembre fino ad ora. Questo è il rammarico solo che potevamo andare in finale, però usciamo a testa alta. In ogni caso siete la migliore squadra del sud. Sì, questa è una grande soddisfazione per noi giovani. E usciamo, come ho detto già, usciamo a testa alta per tutti questi record che abbiamo ottenuto. Nella giornata di mercoledì 7 giugno si è concluso veleggiando tra le emozioni un progetto del club velico che ha unito sport e disabilità. Per la seconda volta il club velico Crotone si è aggiudicato il bando Lo sport per tutti a scuola.
lanciato dal Comitato Paralimpico in accordo con la Fondazione Terzo Pilastro Italia Mediterraneo. Bando ideato per l'avviamento allo sport di studenti con disabilità. Alla giornata conclusiva presente la pluricampionessa Nicola Orlando, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare. Ritorno a Crotone dopo pochi giorni, perché sei stata già qui ospite al primo lezionale. Torni in questa bella giornata per parlare di sport, disabilità e mare. Cosa ti trasmette il mare? Stavi dicendo che ti piace tantissimo. Sì, perché il mare mi piace da morire, perché mi piace proprio l'aria aperta, perché voglio sentire proprio il vento, ovviamente, mi piace. E raccontaci questa giornata, questa esperienza con questi ragazzini. Voglio presentare il mio libro, ovviamente, ai ragazzi che devono fare, che devono provare tanta volontà e devono farcela, e anche a scuola, perché prima si va a scuola, poi dopo potranno anche divertirsi, ovviamente. Certo, tu nella tua disciplina in atletica sei campionessa, dunque hai trovato modo di essere importante anche nello sport. Che consiglio daresti a un ragazzino? Non lo so, perché prima si fa prima attività dello sport, che è la mia, anch'io mi piace lo sport perché lo amo tantissimo, è la mia passione. E io facevo un anno in piscina. Poi facevo 3 anni, 3 e mezzo, facevo ginnastica artistica. Poi ho fatto anche un po' di discipline, attività di... Hai iniziato piccolissima? Sì, quando ero piccolina, ovviamente, sì. Sì, perché io facevo anche un musical, io, con mio fratello che insegna canto, ovviamente. Abbiamo fatto un musical televisivo di Glee. Io interpretavo Becky, che è la sindrome di Down, e ho fatto un pezzettone di monologo, e il bullismo non mi piace tanto, perché il bullismo non mi piace. Tu sei del nord, dove sei? Io sono di Biella. Cosa pensi di questa città di Crotone, visto che non è la prima volta che ci vieni? Che idea ti sei fatta? Sono stata qui perché il sì, sono stata qua perché il paese del mio papà, perché lui è calabrese. E io sono piemontese anche, perché sono di Biella, sono Piemonte, e ogni tanto vengo spesso qui a Calabria, e ogni tanto andavo a presentare il libro a Cotonei. Quindi il papà è di Cotonei? Sì, perché il mio papà è di calabrese, e lui faceva 6C. Giocava a calcio, 6C. Però non mi hai detto se ti piace Crotone. Eh? Non mi hai detto se ti piace Crotone. Sì, mi piace Crotone. Perché io ho il cuore, ho un po' di calabrese e un po' di Biella, di piemontese ovviamente. Perché c'è mio nonno ovviamente, piemontese.